benvenuti, questa è Radio Popolare, Renato Scuffietti ai microfoni, e entriamo subito nel merito. Una delle innumerevoli versioni dei Deep Purple, forse la Mark III questa, se non vado errato, però non sono un purpologo. Space Trucking, brano meno famoso del famosissimo invece Smoke on the Water che contiene questo disco. Tra l'altro io da ragazzo ascoltavo sempre I.M. Lee, io non so come mai, vabbè. Anche Lazy, fra l'altro, mi avevano colpito. Benvenuto Giorgio Magalò, ciao, buonasera. Ciao a tutti, ciao a tutte. Giorgio Magalò, noi parliamo spesso di film di fantascienza, mi ricordo che in una di queste serate ho parlato di Pacific Rim, L'Uomo d'Acciaio, Into Darkness, After Earth, bel film del cazzo devo dire, comunque va bene. E abbiamo un regista di fantascienza, quindi Giorgio Magalò ha scritto, diretto e non interpretato Space Trucking, che è appunto che questa canzone di Deep Purple fatta in versione è quello che introduce e dà il titolo al tuo film di fantascienza. Vabbè, io l'ho visto, è in DVD, non è uscito nelle sale, quindi il fatto che sia un trasporto spaziale è evidente. Vabbè, facciamo una domanda stupida. Fare fantascienza con pochi soldi in Italia, come funziona? Bisogna avere molte idee? La sfida è stata un po' proprio questa. Secondo me, per fare dei bei prodotti anche di fantascienza si possono fare anche senza grandi budget. Noi abbiamo lavorato davvero con pochissimi soldi, però coinvolgendo moltissime persone e coinvolgendo anche delle strutture, degli enti, ad esempio anche Telespazio ci ha dato una mano per delle location, siamo andati su delle navi della Corsica Ferris, quindi è stato molto un lavoro di organizzazione, di collaborazione. Tra l'altro Telespazio è stata un'avventura molto interessante perché Telespazio in passato diede le location per A come Andromeda. Non so se quindi anche storico. Anche storico, quindi i paraboloni che si vedono durante tutto il film della base Terra sono stati già utilizzati, no, per queste serie. Ecco, tu, come si dice, hai già messo, usando un termine un po' sgradevole, i piedi nel piatto. Comunque, facciamo un passo indietro. La trama non è che il film... Beh, c'è un certo finale anche che non riveliamo, che comunque, a mio modo di vedere, è un finale un po' aperto. C'è un trasporto spaziale
con una persona, un astronauta, quindi un guidatore, un marinaio, un operaio quasi, un camionista spaziale che s'annoia su questo viaggio che poi in seguito sapremo essere di 6 mesi per andare e 6 mesi per tornare, e che scopre a un certo punto la particolarità di un carico. Ecco, questo insomma, no? Giusto? Sì, ma io credo che l'idea mi sia venuta proprio ascoltando Space Tracking di Deep Purple. Quindi è anni probabilmente che avevo questo suono, questo riff particolare. E ultimamente avevo voglia proprio di io vabbè, per lavoro faccio il regista, ma mi occupo soprattutto di video sociali, quindi lavoro in un altro contesto ovviamente, però ho la necessità ogni tanto di fare qualcosa che per me stesso, e da lì era nata un po' questa idea di questo cargo, di questa persona. Quindi il pensiero era cosa potrebbe capitare una persona da sola all'interno di questo gigantesco cargo, e da lì abbiamo iniziato a raccontare una storia che parla in realtà poi della solitudine dell'uomo, sì, dell'uomo in generale, ma anche l'uomo inteso come maschio. Tu la cosa bella, quando mi hai parlato di questa cosa, rivendico tutti gli errori, va bene, ma rivendico soprattutto tutte le citazioni che ci sono all'interno del film, assolutamente, no? Che cioè... poi uno un po', scusami, che legge, che vede, che comunque sta dentro nella fantascienza come sottoscritto, un po' le riconosce, no? La prima sicuramente è quella dal racconto di Philip Dick rispetto al carico, diciamo così, no? Il carico, sì. Le persone nel report, c'è un po' questa cosa. Ecco. Ma poi anche Moon, per esempio, ne parlavamo Moon prima. Moon è un film bellissimo su cui abbiamo ragionato molto con Giampiero Aceto, che è il protagonista. Abbiamo iniziato a scrivere e a fare le prime prove, a lavorare sul film proprio quando Moon era nelle sale, no? Quindi sì, sì. Io tra l'altro mi sono avvicinato del figlio di Duncan Jones, mi sono avvicinato a quel film casualmente, in quanto super appassionato più di Bowie in realtà che di Deep Purple, e da lì abbiamo iniziato a giocare un po' su questo ritorno a una fantascienza di un certo tipo, che è quella degli anni 70, quindi sia per le sonorità dei Deep Purple interpretate dai California Jam, sì, che sentiamo fra l'altro in sottofondo, ma poi anche per altre cose, per l'ambientazione, per le strutture assolutamente obsolete rispetto alla fantascienza moderna. Quindi una nave che è effettivamente una nave, per l'utilizzo anche molto moderato di computer. Abbiamo costruito... Sì, infatti di questo ne volevo parlare, perché è un aspetto interessante riguardo alla povertà dei mezzi e all'invenzione di situazioni fantascientifiche. Una domanda, tu l'hai visto quello dopo di Duncan Jones, Source Code? Sì. Stupendo, fra l'altro. Bello, molto bello anche quello. Molto bello, no, mi è piaciuto soprattutto per l'evoluzione del ragazzo. No, dicevo, questa cosa dei modelli, tra l'altro è molto interessante anche questa cosa. Ti blocco un attimo perché chiacchieriamo da un po' e queste sono cose, io volevo parlare dei modelli, del modello in senso dell'astronave, no? Perché fra l'altro da ragazzo mi divertivo a farle con... dai carri armati tiravo fuori dei modelli di astronavi, poi di quello che tu chiami location, cioè dei posti dove si è girato, che anche lì c'è del genio italico, diciamo così, no? Se mi passi il termine, e poi dell'interpretazione, vabbè, delle citazioni abbiamo già detto, ci potrei mettere anche Star Trek per quanto riguarda l'ambiente olografico, diciamo così, sì, qui sì. Uno si metteva la maschera e invece là si entrava in una porta, vabbè, ma questa è un'altra cosa. Sentiamo un po' di colonna sonora che c'è in sottofondo. Ecco, la colonna sonora, fra le altre cose, è originale, fatta da un gruppo. Sì, sì, California ci sono delle Jam, che, loro sono un band tributo proprio dei Deep Purple. Poi Riccardo Bacchi, che è il chitarrista,
si è messo a lavorare poi al resto della colonna sonora. Tra l'altro ci siamo conosciuti proprio su Facebook e tanto è stato fatto, è stato realizzato proprio da queste collaborazioni un po' virtuali che poi sono diventate reali, finalmente poi ci siamo conosciuti, ma già strada facendo. Ecco. Una piccolissima domanda, perché una band tributo dei Purple, non addirittura i Purple stessi, nel senso era una questione di copyright, di diritti? Sì, penso che cioè, una questione irraggiungibile solo per sì, porre la domanda agli Unpaced, dice scusa posso sì sì no infatti vabbè così l'abbiamo aggirato, semplicemente questo. Tra l'altro una cosa curiosa, loro hanno utilizzato la versione di Made in Japan, sì, che si sente nel film, proprio perché loro nei concerti dal vivo fanno quella. E quindi io volevo quella in studio, poi invece quella, Riccardo quella mi ha che detto, abbiamo fatto no, ascoltare, ma noi siamo appunto bravissimi a fare quella. E Machine Head lo è diventata quella. Poi c'è un altro brano dei Deep Purple, che è When a Blind Man Cries, che tra l'altro in Machine Head nella versione, nel disco originale non c'era, credo che sia una bonus track sì, che è stata aggiunta. Del disco che non sono riuscito a trovare, io c'avevo il rimasterizzato con le bonus track, ho scavato nella mia miniera ma si vede che era molto in fondo, cioè non sono riuscito e a trovare. E c'è quel brano che è completamente una cosa diversa e molto, molto bello, insomma. Allora, parlavamo, va bene, il modellino che si vede dell'astronave di Rodolfo Ferrari. Lui è un modellista di Milano, abbastanza sì, semplice, voglio sì, dire. Sì, sì, cioè, una cosa. Cioè, non aspettatevi il Prometheus, insomma, neanche gli è quasi un complimento, però. Beh, a te non è piaciuto. Vabbè, non aspettatevi le astronavi di Guerre Stellari, ecco. È un'astronave, prima di tutto, un'astronave cargo che viene ripresa. Quindi bruttina, che il senso bruttina anche perché deve essere grossa, non è aerodinamica perché andando nello spazio l'aerodinamicità non serve. È uno scatolone che porta. Ecco, gli interni sono belli, soprattutto tu hai già citato una nave, no? Per quanto riguarda questi spazi aperti del magazzino, computer sì, ce n'è un paio, soprattutto nella stazione ricevente, ma a me interessava il pannello comandi. Che cos'è, una centrale elettrica? No, siamo sempre dentro la nave. Tra l'altro noi con la Corsica Ferris abbiamo scoperto un po' questo mondo delle navi sotto il ponte, quindi sì, siamo andati sotto nelle sale macchine, abbiamo avuto accesso anche libero corridoi, quindi nei corridoi, anche se gli interni in realtà sono in due posti diversi. Uno è l'Aero Space Center, che è appunto dove ci sono i paraboloni, sì, no? Sì, sì, sì. Sul lago di Como, quei cunicoli con tutti i tubi che sui lati, quindi dove loro corrono, si muovono, è ambientato lì. Il resto è tutto girato sulla nave. Ecco, non è un film d'azione, è un film che se me lo passate quando da ragazzo leggevo la fantascienza, c'erano questi due filoni, c'era la fantascienza avventurosa e la fantascienza sociologica. Ecco, adesso si potrebbe Star dire Wars e Solaris. Sì, esatto, si potrebbe dire è più vicino a Solaris senza averne i tratti da martellamento sugli attributi per quanto riguarda la prima opera, ma anche la seconda, anche quella con Clooney non era male. Ecco, è più vicino a quel tipo di fantascienza, quindi di introspezione, di viaggio all'interno di se stessi. Del resto una persona che viaggia da sola per 6 mesi, cioè un po' di problemi li può avere, e da lì si innesta tutta una storia anche originale, perché è un po' non me l'aspettavo questa cosa, perciò il film anche da questo punto di vista è gradevole per sottoporre anche delle cose, anche cioè c'è un certo colpettino, no? A un certo punto lo dà, e di questo te ne devo rendere atto. Giorgio Magalò, Space Tracking, in DVD, ma non è già in DVD perché è già uscito nelle sale. No, abbiamo questo DVD, ma la cosa che volevamo fare questa sera è di metterlo su YouTube, quindi da finita la trasmissione chi è interessato può guardarlo tranquillamente. Ecco, diamo un paio di riferimenti. Riferimento più comodo forse dalle news del mio sito, quindi dal sito giorgiomagaro.it, Magaro senza accento, senza accento, sì.
www.giorgiomagaro.it, nelle news trovano proprio il link del film, quindi è possibile vederlo tutto intero. Volevo tenerlo una settimana, insomma, lì così per dare la possibilità magari, di Lo, lo ricorderò in qualche altro spazio che ho, in modo da tenere fresca la notizia. Quindi si può vedere su YouTube, se volete potete acquistare DVD dal tuo sito. Sì, possono scrivermi, assolutamente c'è questa possibilità. C'è la possibilità di acquistarlo, io ce l'ho qui davanti, fra l'altro. Italia è 2012, 82 minuti, www.giorgiomagaro, qui è una R sola però. Magaro, sì. Ah, Magaro? Sì, ha una R sola. Sono gli occhiali che mi hanno fatto molto scherzo. I visori della realtà virtuale. I visori della... Bella questa. www.giorgiomagaro, tutto attaccato, .it. Da lì potete vedere in streaming su YouTube l'intero film Space Tracking. Niente, abbiamo detto più o meno tutto? Sì, beh, non ti chiedo quanto è costato, perché no, non si chiede di no. Hai realizzato un sogno? Ho realizzato un sogno. È venuta mia sorella a vedere la prima e qualcuno aveva detto: ma quanto ci avete impiegato a fare questo film? E mia sorella, che era lì presente, ha detto: beh, lui ci ha impiegato più o meno 40 anni. Ah, un'ultima curiosità, non l'hai girato in pellicola? No, abbiamo girato in digitale, sì, digitale. Assolutamente. Sarebbe stata una bella cosa, però. Sai cosa c'è? Stavo dicendo purtroppo, non lo so. Comunque, purtroppo, diciamolo, si riesce a vedere ancora la differenza. Nel senso che la pellicola dà un altro. Un'altra pasta. Un altro tono, non lo sicuramente. So. Sicuramente. Parlavamo con degli amici qui di Radio Polare, per esempio, di un telefilm, non sai, di queste serie americane, no? Che vengono fuori, per esempio, c'è un telefilm, Breaking Bad, che adesso sta finendo, che è girato in pellicola, e in effetti è tutta un'altra cosa rispetto ai telefilm girati in digitale. Certo, costa... Però, ecco, diciamo che un po' come per la fotografia digitale, la differenza no? Sarà sempre di meno, ecco. Cambierà un po' il cinema, ecco, il problema è un po' quello, nel senso che il video è sempre più simile al cinema, ma il cinema sta cambiando. Adesso una delle brutte cose che succederà spesso, anche con sempre più spesso, sarà quella dell'utilizzare più fotogrammi in ogni secondo, quindi questo io... velocizzerà, renderà molto più fluido il film anche al cinema. E questo light frame rate si chiama, no? Quindi io lavoreranno a 50, penso 70. Penso d'aver visto questa cosa qua, ed è l'ultra realtà, no? Una cosa veramente stupefacente, se parliamo della stessa cosa, no? Sì, che, però... È qualcosa di più dell'HD, molto di più dell'HD. Sì, è molto più fluida l'immagine. Il problema è che per molti addetti... avremo un po' l'effetto sceneggiato televisivo, nel senso che sarà troppo fluida l'immagine, invece il cinema, che è girato a 24 fotogrammi al secondo, è un pochino più scattoso. Io avevo letto che questo ulteriore passo in avanti della digitalizzazione dei film era risultato un po' fastidioso ai registi, malgrado vabbè, i 3D, malgrado è fatto in buona parte proprio per il 3D, perché il 3D è già una visione abbastanza faticosa, e quindi il fatto di avere più fotogrammi in ogni secondo rendono il tutto un po' più fluido e meno stancante, ecco, per lo spettatore. Allora, Space Tracking, un film di Giorgio Magaro, potete andare dalla fine di questa trasmissione su www.giorgiomagaro.it, nelle news trovate il link per poter vedere il film su YouTube, oppure se vi garba potete chiederlo come DVD allo stesso regista. Prima un'ultima domanda, verrai a vedere Elysium, il nuovo film di quello che ha fatto District 9? Esce fra un po'. Sì, pensavo di vederlo. Adesso più che altro stavo cercandomi dovrebbe uscire tra poco il DVD invece di Oblivion. Sì. Quello mi interessa decisamente. Grandissimo film. Perché mia figlia deve regalarmelo per il compleanno. Quindi una delle sorprese della stagione, magari la presenza di Tom Cruise, devo dire. Bello. Tra l'altro vai a vederti il dietro le quinte, il making of, perché hanno lavorato anche lì. Anche lì, scusate, però hanno lavorato con pochissimo
grandissimo computer in molte scene. Sì, sì. Utilizzando delle retroproiezioni, delle cose bellissime. Anche lì citazioni comunque. Ma sì, lasciamo citare. Beh, Star Wars, la città fra le nuvole. Però è tutto citata la fantascienza, dai. Assolutamente, ormai non si inventa più niente. Oppure non si butta via per più ora niente. No, beh, magari tra qualche tempo ci sarà qualcuno che inventerà delle cose straordinarie. Grazie, lasciamo in sottofondo la colonna sonora del tuo film.